non in Italia. Lo dico senza polemica nei confronti di nessuno. Lavoro i miei colleghi che hanno una vita molto difficile con 7 stranieri che arrivano, stanno 8 mesi e se ne vanno per delle regole che non stanno all'interno. Questo è un altro argomento. Vorrei dire che è una grande vittoria di Basket City, una grande vittoria della pallacanestro italiana, perché per la Virtus l'ha vinta Spissu e per la Fortitudo la stavano vincendo Montano, Candi, Italiano e Ruggero, che ha giocato alla 16ª partita di stagione, la prima partita senza la maschera, la prima. Quindi io dico a voi quello che ho detto ai miei giocatori nello spogliatoio. Gli ho fatto i complimenti per la partita di oggi, perché non vorrei suscitare ire, ma voi sapete meglio di me che se il divino Ettore fosse qui avrebbe detto che abbiamo pareggiato, no? Bene. Io ho detto ai giocatori una cosa, perché ho con loro un rapporto molto franco. Perché non abbiamo giocato con questa intensità contro Udine? Perché siamo andati sotto di 20 a Imola? E attenzione che sto parlando di squadre che rispetto. Perché siamo andati sotto di 18 a Piacenza? Perché abbiamo perso in casa con Verona? Quando questi ragazzi, il mio assistente Stefano Comuzzo e gli altri due miei collaboratori, mi hanno fatto capire nell'ira, perché voi capite che questa notte per me sarà un po' difficile dormire, nonostante la soddisfazione della nostra prestazione, che quando si decide un percorso così complicato, che è quello di far crescere dei giocatori giovani, la consapevolezza di sé arriva dopo prove ed errori. E io, mi auguro che questa partita qui dia loro la consapevolezza che prestazioni incomprensibili come quelle di Udine, come quelle di Piacenza, ma non dal punto di vista del risultato, dal punto di vista dell'atteggiamento. Credo che questo possa essere per loro un grande insegnamento. Perché io ho detto a loro una cosa, ve lo dico naturalmente da domani, che con questo atteggiamento qua, noi nei giorni di torno facciamo 15 su 15. Naturalmente aggiungendo uno straniero che faccia qualche punticino. Perché io oggi devo anche ringraziare Mitja Nikolić, che sapendo di essere tagliato e sapendo che fra 2 settimane dovrà cercarsi lavoro, con una forte distrazione muscolare al bicipite del braccio destro, ha chiesto di essere siringato per poter essere in panchina a dare una mano ai suoi compagni. Per me queste sono cose importanti tanto quanto 20 punti di un giocatore che sa di essere parte del roster. Per quello che riguarda la partita, abbiamo mancato, c'erano i miei giocatori, qualcuno di loro i più giovani, gli arbitri, ho detto guardate ragazzi, abbiamo sbagliato 2 volte il tiro per vincere, alla fine del tempo regolamentare e alla fine del supplementare. E quindi non bisogna parlare degli arbitri da perdenti. Bisogna parlare del fatto che avremmo dovuto essere capaci, come siamo stati capaci, in una partita di una bellezza straordinaria, che è una grande spot per Bologna, per Basket City, per la Virtus, per la Fortitudo, per la LNP e per il fatto che per molti dirigenti della pallacanestro italiana che pensano che si debba per forza ingaggiare 7 disperati della D-League per poter giocare una pallacanestro vera, questa di oggi era una pallacanestro vera, ma frutto sapete di che cosa? Di una cosa che molti si sono dimenticati, del fatto che siamo in palestra, Alessandro e io, ogni santo giorno a rompere i coglioni a Penna, a Candi, a Montano, a Michelori, per questo giochiamo questa pallacanestro qua. Non perché facciamo la gestione dei 7 americani. E quindi niente, io sono molto orgoglioso di come abbiamo giocato, perché se c'è qualcuno qui dentro che mi dice che non pensava che la Virtus avrebbe vinto di 20, alzi la mano. Bene. Abbiamo perso sbagliando un tiro al tempo regolamentare e un tiro al tempo supplementare, che se fossero entrati la partita era finita. Quindi adesso quello che mi auguro è che questa partita serva di lezione ai miei giocatori per andare a Verona con un atteggiamento diverso da quello che abbiamo avuto nella partita in casa. Se qualcuno vuole chiedermi qualcosa sul nostro annus horribilis. Sì.
Sì. Sì. Sì. No, noi avevamo fatto una scelta difensiva, grazie a te. Noi avevamo fatto una scelta difensiva che ha pagato, sapendo che la Virtus tira da tre punti con i suoi giocatori importanti con oltre il 40%. Abbiamo fatto con la squadra nei giorni di tempo che avevamo per preparare la partita una scelta difensiva chiara che ci è servita a negare. La Virtus è la squadra dei migliori passatori di tutta la Serie 2. E la loro capacità è quella di andare su situazioni, i tiri da tre punti che loro costruiscono, sono tiri da tre punti che nascono da vantaggi successivi a un pick and roll che costringe la difesa a cominciare le rotazioni. E loro hanno professori della pallacanestro come Rosselli, giocatori di grande interesse come Spissu, come Penna, che sono capaci di far viaggiare la palla e trovare l'uomo libero, avendo un giocatore come Lawson che apre il campo. Noi con una scelta difensiva azzeccata li abbiamo per, diciamo, 35 minuti cancellato questa opzione e sostanzialmente adesso io non mi ricordo perché il flusso era, ma credo siano stati avanti a lungo. Poi dopo è chiaro che nel momento in cui col nostro difensore che passava in quarta su pick and roll ha fatto due canestre a tre punti a 9,5 metri, abbiamo dovuto cambiare e ciò nonostante siamo tornati in partita anche nel supplementare, ribadisco, perdendola sbagliando l'ultimo tiro. Quindi io credo che dal punto di vista strategico sia stata una partita importante perché si è dato delle consapevolezze che anche in poco tempo ormai abbiamo deciso di raddoppiare l'oso in post basso e l'abbiamo fatto molto bene ruotando dal lato debole con grande, raddoppiando con il difensore passatore e ruotando dal lato debole con i quattro giocatori compreso il 4 e anche là gli abbiamo tolto un po' dei suoi punti. Abbiamo segnato 86 punti in trasferta. 10 giorni fa contro Udine in casa ne abbiamo fatti 66. Allora ribadisco, l'insegnamento deve essere se contro una grande squadra come la Virtus, che finisce il giorno d'andata con due sconfitte, noi siamo in grado di fare 86 punti e di, diciamo così, trarre beneficio, non dico vincerla tatticamente perché l'ha vinta la Virtus, ma trarre beneficio da delle scelte tattiche che abbiamo costruito di squadra con il gruppo di lavoro che io ho la fortuna di guidare e con dei giocatori che ci credono, allora il problema non è perdere di uno con la Virtus in un derby che credo abbia lasciato soddisfatti, naturalmente amareggiati, ma soddisfatti anche i nostri tifosi. Ma chiedersi dove eravamo 10 giorni fa contro Udine, dove eravamo a Imola, dove per reagire, per arrivare a meno 2 con la palla in mano, abbiamo dovuto aspettare di andare sotto i 18, dove eravamo a Mantova, nonostante non ci fosse l'americano e Mancinelli, dove eravamo in casa con Verona, perché questo è il problema attorno al quale ruota la squadra. Dopodiché è chiaro che quando avremo dell'errore compiuto della scelta non andata a buon fine di Chris, abbiamo già parlato, di conseguenza nel giorno di ritorno, naturalmente con la solita misteriosa datazione, noi possiamo fare mercato dalla terza di ritorno, che vuol dire che fino alla terza si gioca con la squadra andata